La maggioranza e il ministro Alfano hanno già detto che in questa riforma e con questa riforma intendono intervenire sull'indipendenza della magistratura, sull'obbligatorietà dell'azione penale, sul ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, sul ruolo e i compiti della Corte Costituzionale e sulla sua composizione, addirittura di intervenire nello scegliere su quali reati devono indagare e quali invece non devono indagare i pubblici ministeri. È una violazione della Costituzione grossa come una casa che offende sia chi ha scritto la Costituzione sia il principio fondamentale di questa Costituzione. La legge è uguale per tutti. Invece in Parlamento si vuol fare in modo che ognuno, ogni maggioranza si sceglie e impone al pubblico ministero di perseguire alcuni reati sì, alcuni reati no. È facile immaginare su quali reati non si vuol far intervenire il pubblico ministero e la magistratura. Questa riforma è peggio delle riforme ad personam. È una riforma a favore del sistema piduista, a favore delle lobby, a favore di coloro che vogliono negare il controllo di legalità da parte della magistratura, e quindi è una violazione dello Stato di diritto e dello Stato democratico.